Allora, il progetto si chiama Combo. Sostanzialmente si tratta di un tentativo di implementazione di un coworking, perché quello è il nucleo base. Nasce da una constatazione e da un'intuizione. La constatazione è quello che gli spazi di coworking, così come normalmente si sviluppano, presentano una criticità, ovvero sia il fatto che la presenza delle singole persone è tendenzialmente accidentale e parallela. Questo cosa comporta in congiunzione con il fatto che le dimensioni dei coworking in Italia tendenzialmente sono medio piccole, quindi poche postazioni, che ci sia il solo servizio, quindi ci sia solo l'utilità materiale di avere delle postazioni a basso prezzo. La reale potenzialità del coworking in contesti del genere non si sviluppa. Qual è la potenzialità del coworking? Quello della collaborazione. Combo cerca di risolvere questo problema, però componendolo con la scarsità delle postazioni. Ovvero sia, intanto Combo è un progetto. Combo cerca di mimare la complessità di una filiera che porti dalla concezione iniziale di un'idea creativa fino alla sua realizzazione materiale. All'interno di Combo ogni fase, ogni step, ogni stazione che l'idea iniziale deve attraversare per trasformarsi in qualcosa di diverso è svolta da un'entità economica indipendente, un'azienda indipendente. Quindi ci sarà un'entità che si occuperà della funzione del coworking propriamente detto, una seconda entità che si occuperà della formazione, quindi uno spazio all'interno del quale gli skills presenti all'interno del progetto si mettono in gioco verso l'esterno, ma anche il luogo dove entità esterne portano le loro capacità e le mettono a disposizione della comunità. Piccolo inciso, la comunità non è solo quella che è fisicamente presente seduta alle scrivanie, è tutta la rete sociale che tutte le attività presenti all'interno di Combo sono in grado di esprimere. La terza funzione è quella di un laboratorio. Abbiamo già avviato una collaborazione con FabLab Firenze, quindi materialmente un laboratorio dove, con lo stesso criterio del coworking, dove si mettono a disposizione scrivanie a utilizzo comune, si mettono a disposizione invece strumenti materiali, macchine, che sono in grado di produrre direttamente gli oggetti. La quarta funzione è quella di un'agenzia di comunicazione, perché ci vuole un coordinamento e Combo non vuole coordinare gli accessi, non vuole fare l'intermediario, non vuole rubare valore e non vuole ridistribuire, fare scelte rispetto alla comunità. Combo affitta materialmente spazi. Questa funzione viene svolta da un'agenzia di comunicazione, che è la The Killers Company. L'agenzia stessa è un'agenzia liquida, perché è basata su tutta quanta Italia. Ci sono Killers da Torino, da Firenze, da Bologna, da Catania. Si aggregano in luoghi fisici on project. La casa madre sarà sempre Firenze, è stato fino adesso il coworking da cui provengo, 22-22, lo sarà Combo. E qualsiasi commessa arrivi riguardo a tutti quanti i servizi accessori rispetto alla produzione dell'idea, quindi comunicazione, marketing, packaging, organizzazione degli eventi, eccetera, eccetera, verrà riportato su questa quarta entità collaborativa, quindi la The Killers Company. La quinta è la vendita, quindi che si tratti di vendita fisica all'interno di uno spazio fisico di Temporary Store, che sarà sempre presente all'interno di Combo, o che si tratti di vendita digitale, quindi su circuiti di e-commerce su cui Combo indirizzerà le singole idee, i singoli prodotti a seconda della propria vocazione, la filiera in questa fase troverà il suo completamento. Vedete a questo punto che le singole entità sono autonome. L'economia globale interna di Combo non è necessario che sia sostenuta che sostenga tutte le funzioni, quindi tutti i componenti delle funzioni, quindi tutte le aziende, perché ogni azienda avrà una sua ragione economica esterna e potrà tranquillamente e in assoluta concorrenza collaborare con l'esterno e sostenere il proprio equilibrio. Anzi, ne otterrà un vantaggio, perché i costi di esercizio della propria attività saranno abbassati da un fattore prettamente economico, costa meno, e da un fattore accidentale che sarà la prossimità fisica e intellettuale di attitudine con componenti parallele e contigue in grado di portare lavoro e di ricevere lavoro da ogni singola funzione.